subito dopo questo telegiornale, ma intanto vediamo l'intervista con Ilenia Pilato, che è una delle artiste che hanno partecipato al premio. Presso la Casa dei Popoli di Buonopane una bella mostra d'arte collettiva che rientra nel progetto del premio 8 milioni. Allora ce ne parla Ilenia, che oltre a essere una delle artiste che espone è anche un po', insomma, così, ci farà un po' da guida in questa mostra. E buonasera a tutti. Questa sera vi parlo un po' di questa antologia come anteprima. Questo volume è stato proposto ufficialmente all'Expo di Milano e questi contenuti sono un po' dei fili conduttori sui quali si sono svolte delle performance ideate ed esibite dall'Associazione Culturale da Ischia all'Arte, DILA, della quale faccio parte già da 2 anni in qualità di socia fondatrice, nell'ambito del progetto 8 milioni approvato con il, insomma, approvato. E in questa antologia si sviluppa e prende forma proprio la 4ª edizione del premio di poesia 8 milioni, dove sono confluite delle poesie che provengono da tutte le parti del mondo, province italiane, ma anche appunto oltre confine. Invece, per quanto riguarda questa mostra, ci sono alcuni artisti che esibiscono le loro opere. Partiamo proprio da te, che sei una bravissima collagista, infatti potete vedere qui una delle sue opere, e parlaci un po' della tua arte. Allora, la mia arte è un'arte particolare, un'arte che, insomma, seguo e creo da tantissimi anni. Precisamente all'epoca delle scuole medie ho iniziato a creare collage con ritagli di tessuto. È un'arte che mi piace perché ho sempre amato le stoffe, il loro modo, insomma, di prendere forma e di dare vita a creature e paesaggi, secondo me è una cosa davvero affascinante. È stata anche premiata ultimamente. Sì, il mio ultimo premio risale appunto alla settimana scorsa, quando a Mosca, presso l'Art Play, un complesso artistico molto importante, mi sono classificata terza nella categoria di arte astratta. Siamo allo sport, il calcio, il Procida ritorna alla vittoria battendo il Casaluovo, soddisfatto il direttore generale Nicola.